Italia centrale. L'Appennino, con le sue rocce antiche e precarie. Un mondo che i millenni lentamente sgretolano, sul quale da millenni l'uomo s'abbarbica, tenace. Le sue case, i suoi paesi, le sue città hanno usato quelle rocce per costruire, sfidandone la fragilità. Acropoli che l'erosione ha creato furono rifugio un tempo. Oggi sono un pericolo. A questo problema è dedicato questo film. Il primo gioiello di pietra di cui narreremo l'odissea di un restauro salvatore è Orvieto. Nella zona ove l'attività vulcanica del Quaternario ne restano tracce nei crateri vulcanici, oggi laghi sereni, creò una pietra chiamata Tufo, che in epoche successive tanto si sarebbe dimostrata docile alla volontà creatrice dell'uomo. Bello intesero gli Etruschi che dal tufo scavarono le loro città, per i vivi come quelle per i morti. Ecco la necropoli di Cerveteri vista dal cielo. Da allora, siamo ai secoli del Medioevo e poi via via sino ai nostri giorni, i picchi di tufo sono stati prescelti da comunità che hanno eletto questa zona dalla ricca agricoltura a loro stabile sede. Le acropoli di tufo davano sicurezza un tempo. Oggi si sfaldano, sono motivo di abbandono di centri sino a ieri fiorenti. Chi resta lo fa a suo rischio e pericolo. Acropoli di tufo. Case di tufo. Grotte di tufo. Tombe di tufo e strade scavate nel tufo. Stratificazioni di millenni non solo geologici ma culturali. In certi casi sviluppatisi al punto da creare veri gioielli urbanistici, artistici e architettonici. Ai confini tra Umbria e Lazio, Orvieto, alta sulla valle del Tevere, che di prima mattina leva le sue brume morbide come un velo, è da molti anni in pericolo. Acropoli di tufo dalla piatta sommità, sulla quale la città si distende, non solo fragile, ma già in disfacimento,
già preda di un corrompimento che minaccia di morte la città tutta e i suoi splendidi edifici. Primo motivo di questo degrado naturale è l'acqua. Il primo intervento è stato quello di creare, sotto il pavimento di queste antiche strade, una nuova rete fognaria. Quelle precedenti risalivano, talune, al tempo etrusco. Come si vede dalla mappa, si tratta di un intervento su circa 20.000 metri di fogne e acquedotti sotto strade che vengono ripavimentate secondo il loro assetto primitivo. Il grafico illustra il complesso delle opere di bonifica. Prima, la rete idrica e fognante si trovava in condizioni di grave dissesto, con notevoli perdite e scarichi a cielo aperto, dal ciglio della rupe sulla quale Orvieto sorge. All'interno della città si sta effettuando un completo rinnovamento delle fognature, con sostituzione di interi tronchi e costruzione di nuovi collettori. Anche la rete idrica viene sostituita. Lo scopo è quello di eliminare tutte le perdite d'acqua che filtrano attraverso il masso tufaceo e contribuiscono al deterioramento del tufo stesso. Questa operazione rientra in un quadro di intervento globale. Salvare una città, il suo patrimonio artistico, la sua eredità civile accumulata da una popolazione industriosa, tenace, che per operare, sfruttando la natura stessa della roccia sulla quale aveva creato le sue case, i suoi palazzi, ha ricavato grotte vastissime. Città sotterranea, sotto quella in superficie, ora sede di attività diverse, come testimonia questo artigiano del legno, espressione di una creatività anche umile, ma sempre instancabile e fantasiosa. Il mondo delle grotte è un altro importante punto di intervento per salvare Orvieto. Il degrado della rupe ha avvicinato molte di queste grotte alla parete tufacea, determinando situazioni di serio pericolo e instabilità. La grotta nella zona del monastero di San Paolo è un esempio. Un pericolo grave sul quale si è dovuto intervenire. Il suo interno non aveva accessi diretti e fu raggiunto con vere acrobazie alpinistiche. Si rivelò completamente lesionato con un unico sottile diaframma verso l'esterno. Realizzato un passaggio per gli ingressi degli operai e per l'introduzione dei materiali, furono costruite, per rendere solido l'insieme, pareti in cemento armato. Si gettò calcestruzzo negli spazi predisposti dalla collocazione di pani di polistirolo. Il riempimento della grotta è stato così ottenuto senza sovraccarichi di peso e riducendo al minimo la permanenza degli uomini all'interno della cavità. Alle pareti è stato poi ancorato il sottile diaframma pericolante. Un altro ingrottamento al piede della rupe, antica cava di pomice e pozzolana, presentava pareti in forte erosione. È stato consolidato con un rivestimento realizzato con rete metallica e spruzzatura a pressione di cemento per spessori variabili da 10 a 20 cm. Il trattamento è detto Spritzbeton. Complessivamente ad Orvieto sono state individuate circa 700 tra cavità, grotte e cunicoli situate all'interno, alla sommità e al piede della rupe e tra queste alcune gravemente lesionate.
ingrottamenti che risalgono anche al tempo etrusco e che hanno avuto nella maggior parte dei casi la loro origine come cave per il materiale con cui è costruita la città. Orvieto ha strati sovrapposti. La città sotterranea degli artigiani, delle cantine, vasta quasi come la città distesa al sole, che s'aggancia al suo terzo livello, il cielo, attraverso lo slancio della sua cattedrale. Monumento straordinario. Duomo, centro storico, rupe, sono un insieme unico e irripetibile. La città, con il progetto Orvieto, ha delineato una strategia di risanamento globale, nella quale è inserito tutto il patrimonio artistico e culturale. Il Duomo ha risentito del pericolo incombente sulla città. Il Duomo che soffre di mali propri e che necessita di interventi urgenti. Non fosse altro che per la sua mole che poggia quasi ai margini della rupe in lento dissolvimento. La cinta tufacea avvolge la città per circa 4 chilometri e in alcuni punti è alta oltre 40 metri. Un centro operoso di lavoro ed arte. Una salda fortezza ormai minata. Non più una difesa, ma una minaccia. Subdola, insidiosa, da annullare con una radicale opera di bonifica. Ecco uno spaccato della rupe dove sono schematicamente indicate le formazioni geologiche su cui sorge la città. Le argille alla base, poi una formazione fluvio-lacustre e in alto il tufo. Sulle pendici, sopra le argille, il detrito, frutto dell'erosione di migliaia e migliaia di anni. L'intervento sul masso tufaceo comincia con la costruzione di alti ponteggi, dai quali dovranno partire tutte le operazioni di consolidamento e bonifica. I ponteggi vengono innalzati a ridosso delle pareti, dissestate e pericolanti. Sopra di essi operano gli uomini e le macchine. Si effettua la pulizia e il diserbo della parete, il disgaggio dei massi pericolanti, la sigillatura e il riempimento delle fratture esistenti, le perforazioni e la successiva posa delle chiodature, degli ancoraggi e dei tiranti alla base, e infine le iniezioni di bloccaggio con malta cementizia. Un intervento di tale complessità e portata prevede 36.000 metri di chiodature, 23.000 metri di ancoraggi passivi, 9.000 metri di tiranti,
80.000 quintali di cemento per le iniezioni, il riempimento e la sigillatura delle lesioni. Il grafico indica e ci ricorda la prima fase dei lavori sulla rupe. La realizzazione di un ponteggio di servizio per il diserbo, la pulizia della parete per la sigillatura e il riempimento delle lesioni esistenti con malta cementizia. Dal ponteggio parte poi una maglia di chiodature che interessa la zona superficiale della parete in modo da conferirle migliore compattezza. La maglia lega tra loro i vari blocchi. Le chiodature sono realizzate mediante perforazioni del diametro di 80 mm e di lunghezza tra i 6 e gli 8 metri. Dette chiodature hanno varie inclinazioni e direzioni, in modo tale da creare nello spazio un reticolo tridimensionale armato, e quindi essere in grado di presentare uniforme resistenza nelle varie direzioni. I fori vengono chiusi all'esterno con una carota di tufo. Sempre dal ponteggio sono successivamente posti in opera ancoraggi passivi in sommità della parete tufacea con perforazioni del diametro di 90 mm, costituiti da un trefolo di acciaio armonico della lunghezza variabile dai 20 ai 30 metri, allo scopo di realizzare un complesso strutturale in grado di assorbire eventuali tensioni orizzontali. Una volta posti in opera, gli ancoraggi vengono bloccati con iniezioni di malta cementizia. Al piede della rupe sono poi realizzati ancoraggi attivi, lunghi 25-30 metri, ancora mediante perforazioni del diametro di 100 mm. Nel foro viene inserita l'armatura di acciaio armonico, protetta con guaina in PVC. Viene poi eseguita l'iniezione di bloccaggio del tratto terminale e una volta raggiunta la dovuta consistenza, l'ancoraggio viene tensionato al carico prestabilito. Si esegue quindi l'iniezione di miscela cementizia a protezione dei trefoli.
Nasce così una maglia di tiranti presollecitati che hanno lo scopo di ancorare il piede della rupe, ricostituendo quella continuità di forze orizzontali alterata dall'erosione. I tiranti sono poi collegati ad una piastra in cemento armato atta a ripartire sulla parete le sollecitazioni imposte ai tiranti stessi. I drenaggi in parete, indicati nel grafico con linee verdi, sono realizzati con l'inserimento di tubi in PVC microfessurati in fori opportunamente distribuiti. Il segno lampeggiante sul grafico indica la posizione dove, una volta smontato il ponteggio, viene realizzata la piastra di ripartizione in cemento armato. Queste piastre verranno ricoperte di terra e cespugli. Il masso tufaceo, con i suoi chiodi, ancoraggi e tiranti, è così consolidato. Per il controllo dei fenomeni lungo le pendici del colle e sulle pareti della rupe è stata installata una rete di strumentazione geotecnica a rilevamento manuale e automatica, secondo quanto illustrato sulla planimetria che ora vedremo. Attorno ad Orvieto sono stati installati 33 inclinometri, cerchi rossi, 33 piezometri, cerchi azzurri, e 18 stazioni estensimetriche al piede e al ciglio della rupe. La rete estensimetrica è centralizzata con acquisizione automatica dei dati e successiva elaborazione. La rupe è quindi sotto controllo, ma ha ancora bisogno di numerosi interventi. In questa mappa sono indicate in colore verde le zone di sistemazione idraulico-forestale, in rosso le zone di consolidamento della rupe, in azzurro le zone di sistemazione del ciglio tufaceo. Altri lavori fondamentali per l'intervento globale a salvaguardia della rupe sono costituiti dalle opere di regolazione delle acque superficiali, mediante rimboschimenti, sistemazione dei fossi con soglie, briglie ed opere continue a difesa delle sponde. Il lavoro di consolidamento della rupe continua. Poco a poco i risultati si rivelano con evidenza, come appare nelle pareti già sistemate e consolidate.
ma già si pensa al futuro. Ad un centro storico liberato dal traffico pesante. Ad un parco archeologico sulle pendici della Rupe, momento di lettura della storia antica della città, salvaguardia del masso tufaceo e valorizzazione dell'ambiente. Trasferiamoci ora a Todi, altro splendido gioiello di pietra in pericolo, costruito sulla sommità del colle, alto e dominante sul Tevere, tra il VII e il VI secolo avanti Cristo dagli Umbri. Subì nei secoli successivi l'influenza e la cultura etrusca che si sovrappose alla precedente senza tuttavia soffocarla. Tre cerchia di mura, etrusca, romana, medievale, testimoniano lo splendore di questa città e la sua cultura millenaria e tuttora vivente. Una cultura, un paesaggio, una città, da sempre in lotta contro il pericolo delle frane. In questo spaccato geologico sono indicati schematicamente i terreni che formano il colle. Sabbie e ghiaie, limi sabbiosi, argille di base, depositi di origine fluvio-lacustre dell'antico lago Tiberino, che circa 350.000 anni fa occupava buona parte dell'Umbria. I terreni presenti nel colle condizionano la circolazione delle acque superficiali e sotterranee, la cui azione ha sempre rappresentato un pericolo per la stabilità della città. Le acque infatti generano da un lato l'erosione e l'approfondimento dei fossi, creando alte scarpate che poi crollano. Dall'altro degradano le caratteristiche geotecniche e geomeccaniche dei terreni. Su queste condizioni generali di precarietà, Todi sente l'eredità dei secoli della sua storia e della sua gloria in pericolo. Infatti, il problema incombente fin dall'antichità, così come testimoniato da documenti, editti, resti di manufatti distribuiti nel colle e dalla rete di cunicoli drenanti sotto la città, come il grafico illustra, si è riproposto in modo drammatico negli ultimi decenni. Un tempo però le acque che interessavano il colle erano soltanto quelle piovane che scorrevano sulle pendici e penetravano nei terreni, ove erano captate e prelevate dall'uomo attraverso pozzi e cunicoli drenanti e di raccolta. Quelli che stiamo vedendo ora sono stati scavati quasi 2000 anni fa e si diramano con diverse forme e dimensioni in ogni direzione sotto tutta la città. Questa mappa mostra in rosso le zone con interventi già eseguiti, in azzurro le zone dove si dovranno ancora eseguire lavori di consolidamento e in verde le zone dove sono in corso. Lo zoom evidenzia la posizione e i tracciati relativi all'antica rete di pozzi e cunicoli dove sono stati eseguiti interventi. Come in queste cisterne romane sotto la Piazza Grande, che per la loro monumentale grandiosità dovrebbero essere valorizzate, così come intuirono e fecero gli abitanti di Todi nel 1262, allorché le riportarono alla luce, destinandole alla raccolta delle acque piovane e sorgive provenienti dal sovrastante Campidoglio. Per convogliare queste acque, si progettò un sofisticato sistema idrico sotterraneo che venne realizzato con grosse tubazioni in piombo successivamente rimosse e fuse per la copertura del Tempio della Consolazione. Era il 1575. Oggi la città giustamente reclama la godibilità di queste cisterne che, già liberate dalle acque, rappresentano un patrimonio storico, monumentale e artistico del tutto originale. Perché questi manufatti, da opere utili all'uomo, poco a poco sono diventati un pericolo per la città sovrastante? Perché sui colli e sulle rupi, sempre più densamente abitati e sviluppati, si sono dovuti addurre e quindi smaltire notevoli quantità di acqua provenienti da sorgenti lontane. Così antichi pozzi, cisterne e vecchi cunicoli furono abbandonati,
Di conseguenza è andata aumentando la quantità di acqua accumulata nel sottosuolo e in colli con situazioni geologiche particolari come quella di Todi si sono moltiplicati i dissesti e le frane. Uno dei primi interventi del programma per salvare Todi è stato quindi quello volto a ripristinare e migliorare la funzione drenante dei cunicoli, interventi realizzati, come mostra il grafico, con tre nuovi pozzi di grandi dimensioni per accedere all'antico sistema dei cunicoli e per ripristinare la funzionalità perduta a causa dell'abbandono. La costruzione di questi pozzi ha presentato notevoli difficoltà esecutive. Si è lavorato in pieno centro storico, scavando al di sotto di monumenti ed edifici, in terreni spingenti ed intrisi d'acqua. Alcuni ritrovamenti archeologici hanno poi richiesto lavori speciali per la salvaguardia dei reperti rinvenuti. Oltre al consolidamento e restauro dei cunicoli antichi, sono stati realizzati anche nuovi cunicoli, qui indicati con segno tratteggiato, per captare altre acque sotterranee e convogliarle nei fossi che solcano le pendici del colle. Dentro questi nuovi cunicoli, che collegano tra loro quelli etruschi e romani già restaurati, è possibile percepire la fatica e il sacrificio degli uomini che oggi, come allora, li hanno scavati. Si è lavorato sotto la città, come dentro una miniera, con strumenti moderni, ma con le tecniche di sempre. Un allaccio al passato, camminando a ritroso nel tempo. Le acque, così catturate nel sottosuolo della città, vengono guidate attraverso gli stretti cunicoli all'esterno, nei fossi che scendono al Tevere. Ma questi fossi, così profondamente incisi, rappresentano anch'essi un pericolo per la stabilità dei versanti, sopra i quali si erge la città di Todi. Pertanto, altro intervento fondamentale è stato quello di eliminare le profonde incisioni, impedire il proseguire delle erosioni e canalizzare le acque. Questo tronco di alveo così canalizzato attraversa ora una radura dove prima appariva una voragine, profonda in alcuni punti fino a 15 metri, che minacciava uno dei quartieri storici di Todi. Questa incisione mostra, secondo un rilievo del XVII secolo, la proiezione delle mura e delle torri che costituivano la cinta della città
e in particolare il torrione conosciuto come Portaccia. A seguito di numerosi dissesti susseguitisi nel tempo, il torrione è scivolato di parecchie decine di metri dalla sua posizione originaria, subendo una rotazione verso monte, nonostante la scivolata a valle, il manufatto è rimasto monolitico. Persino il suo antico arco di accesso non ha subito rotture. Il dissesto che ha interessato la Portaccia si è esteso fino ad interessare nel tempo il muro dei giardini pubblici cittadini più volte ricostruito. Al fine di stabilizzare tale opera, alta circa 15 metri, nell'ambito dei lavori di sistemazione del versante detto Fosso delle Lucrezie, sono stati costruiti speroni in calcestruzzo armato. Tali opere, tramite fondazioni speciali che si incassano nel terreno stabile raggiungendo una profondità di oltre 20 metri, costituiscono i piedi di appoggio del muro e del sovrastante giardino. Sono state così contrastate e annullate le spinte originate dai movimenti rototraslazionali che interessavano la parte alta del Fosso delle Lucrezie. Alla fine dei lavori una cortina di verde coprirà le masse di cemento armato. Nessun elemento turberà la serena vista della splendida città che in visione totale dal cielo ci appare in tutta la sua armonia urbanistica. Tra questi splendidi monumenti, la città vive e rinnova la sua tradizione e la sua storia con mostre e manifestazioni culturali continue di interesse nazionale ed internazionale. Ma queste opere, patrimonio dell'intera umanità, sentono ormai il peso del tempo e per tramandarle ancora necessitano di interventi di consolidamento e restauro conservativo. Ma lasciamo gli incanti medievali e rinascimentali dei monumenti cittadini per tornare ai lavori che si prefiggono di salvare il prezioso colle da ulteriori dissesti. Come per la sistemazione dell'alveo del Fosso delle Lucrezie, anche nel Fosso di Sant'Arcangelo vengono costruite strutture di sostegno che, opportunamente distribuite lungo l'alveo ed intestate anch'esse con fondazioni speciali nel substrato stabile del terreno, hanno la funzione di contenere le masse di riempimento con le quali vengono chiuse le profonde incisioni create dall'erosione.
Il sistema, integrato dall'esecuzione preliminare di un drenaggio posto sul fondo dell'incisione e completato dalla canalizzazione di superficie, consente di controllare e incanalare le acque superficiali e profonde, annullando il fenomeno erosivo. Si stabilizzano così i fianchi del fosso, prima sedi dei fenomeni franosi dovuti alle azioni di richiamo delle profonde incisioni preesistenti. I lavori di stabilizzazione degli alvei avrebbero solo effetti locali e parziali se non fossero abbinati ad altri interventi di drenaggio sulle pendici del colle. Questi sono eseguiti aprendo trincee profonde dai 5 ai 10 metri in funzione delle quote di rinvenimento delle acque. La posizione sul terreno di tali trincee viene riportata topograficamente con l'aiuto di strumenti di precisione. Nelle trincee, sul fondo e sulle pareti, viene posto un manto drenante di speciale feltro immarcescibile di poliestere, chiamato tessuto non tessuto. Sul fondo della trincea e sopra tale rivestimento vengono poggiati poi e innestati tra loro tubi di lamiera zincati forati che sono ricoperti con ghiaie drenanti fino a riempire l'intero scavo. Questo sistema, costruito e reso operativo sulle pendici del colle, consente l'abbassamento dei livelli delle acque fino alla quota di fondo del dreno e il loro rapido allontanamento. Diminuiscono così le pressioni interstiziali dovute alle acque nella zona trattata e nel contempo migliorano le caratteristiche di resistenza dei terreni.
Nelle zone ove questa mappa policroma ci indica le aree nelle quali la grande operazione di salvataggio continua, cogliamo immagini di un altro intervento. In certe situazioni, per la presenza di notevoli quantità di acqua a profondità non raggiungibili attraverso i dreni del tipo già visto, sono stati eseguiti pozzi drenanti profondi oltre 30 metri. Le pompe, calate nei pozzi, sono dotate di sonde automatiche che mettono in funzione le stesse quando i livelli dell'acqua superano quote stabilite in precedenza. L'emungimento di tali acque viene regolato da una centrale di controllo. Le acque pompate vengono poi raccolte e allontanate attraverso un sistema di canalette superficiali. L'effetto del drenaggio e delle opere di stabilizzazione viene costantemente sorvegliato attraverso una rete di strumenti costituita da piezometri che permettono il rilevamento dei livelli delle acque nel sottosuolo e da inclinometri che rivelano eventuali spostamenti nelle pendici. I dati raccolti con la strumentazione vengono elaborati e interpretati per il controllo continuo della situazione sotto e attorno a Todi. I lavori continuano e già si colgono i primi risultati positivi. Ma il progetto di salvaguardia di Todi non è circoscritto al solo problema delle frane. Idee, programmi e progetti sono ora allo studio perché nel mutare dei tempi la città possa progredire mantenendo intatto il prestigio di sempre. Todi dunque, e Orvieto, come gioielli di pietra da salvare, che si stanno salvando, attraverso un impegno di lavoro che coinvolge fatiche, studi, ingenti investimenti, partecipazione di esperti, passione popolare ad ogni livello. È in gioco la sopravvivenza di un patrimonio prezioso che il tempo antico ci ha consegnato con fiducia.
Siamo a Orvieto, ma potremmo essere a Todi o in un'altra antica città d'arte e di storia di questa parte d'Italia così carica di memorie. Memorie del passato, nelle quali però si specchiano realtà vive. Questi centri, infatti, non sono solo gioielli d'arte o contenitori passivi di tradizioni pittoresche. Sono città ove la sopravvivenza di riti, costumi, credenze formano quell'identità precisa che è il loro linguaggio globale. La processione del Corpus Domini e il corteo storico, mirabile prodotto di un artigianato di antica tradizione, sono ad Orvieto occasione per osservare un manufatto prezioso e fragilissimo che la cattedrale conserva. Un reliquario ostensorio in vetro e smalto che è tra i beni più singolari che i secoli lontani dal Medioevo cristiano ci hanno consegnato, intatto. Così come sono intatti, ma altrettanto fragili, borghi, paesi, città. Come Orvieto, come Todi, preziosi gioielli di pietra da salvare.